Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È tornata la Serie A femminile e la Juventus Women vince 5-0 contro la Pink Bari a Vinovo. Dunque si tornava appunto, come detto, dalla sosta per la nazionale. E niente, dunque il 5-0 frutto del rigore di Galli, poi il gol di Caruso. Buonasera Caruso. Girelli e poi appunto il gol del capitano Gamma. Poi la partita, insomma, sul 5-0 in apertura di secondo tempo, direi che non aveva più nulla da dire. La Juve non ha voluto infierire. Nel finale si è trovato in 10, niente cartellini, ma infortunio per Aluko, che è rimasto in campo lo stesso. Ma comunque Juventus che ha concluso la partita in 10 ed è terminata appunto col risultato di 5-0. Risultato eccezionale, perché oltre al risultato in sé della partita della Juve c'è da aggiungere il pareggio del Milan a Firenze contro la Florenzia, risultato inaspettato che rimette tutte praticamente lì. Fiorentina e Milan sono separate da 2 punti, Juventus e Milan, che è ancora la capolista, di un punto solamente. Dico la verità, io la partita di Varese mi ha dato la sensazione che la Juventus era molto più forte del Milan, però il Milan è stato molto più bravo a sfruttare le occasioni. Detto ciò, questo pareggio rimette tutte più o meno allo stesso livello della griglia di partenza. Secondo me questo è stato veramente un risultato importantissimo, perché c'è bisogno di tenere la classifica più corta possibile. Prima anche per lo sponsor nuovo sulla maglia, che è esclusiva solo della Juventus Women, la scritta M&M's, quindi sicuramente un altro ulteriore salto in avanti della Juventus Women, avere uno sponsor tutto suo, un po' come c'era la Fiorentina anche. E beh, niente, allora ragazzi, la partita c'è poco da dire, perché quando inizi dopo 20 minuti ti trovi in vantaggio 3-0 e vai al riposo sul primo tempo 4-0 e all'inizio del secondo tempo vai fai secondo, il quinto gol, cioè di che cosa vogliamo dire? La Juve ha nettamente schiantato la Pink Bari. Ricordiamo che Pink Bari aveva vinto la finale scudetto proprio primavera proprio contro la Juventus l'anno scorso, però francamente credo che ci sia un abisso tra questa Juve e la Pink Bari vista oggi. Detto ciò, Juventus batte Pink Bari 5-0. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao! Ah, e ovviamente un saluto a tutti gli amici di Dominio Bianconero, gruppo tifosi delle Juventus Women, del quale faccio parte anche io. Un saluto al prossimo video, ciao!